Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io come al solito sono Andrea Ragazzo e sono un trader profittevole da 4 anni. In questo video quello che vi andrò a mostrare appunto sarà la seconda parte del video che ha portato Filippo sul appunto sul corso completo gratuito di ICT. Quindi ovviamente vi chiedo di lasciare like, vi chiedo di sostenerci e di condividerlo il più possibile. Niente, direi che ci vediamo direttamente con i 45 minuti di spiegazione che vi attendono. Un abbraccione. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questo video quello che cercherò di spiegarvi saranno tutte queste cose. Vi chiedo di stare insieme a me per tutta la durata del video. So che probabilmente sarà un video molto lungo, spero di non annoiarvi, ma ho cercato di racchiudere insieme a Filippo queste che sono, per quanto mi riguarda, i concetti che secondo me sono più utilizzabili di ICT, ovviamente spiegati nel mio modo, ok? Non li vado a spiegare come li spiega lui per il semplice fatto che per come li spiega lui è veramente difficile poterli capire, solo in pochi riescono a capirli. Quindi io vi cerco di dare una mia lettura del perché, il cosa e il come poter fare una determinata cosa, ok? Quindi mi raccomando, state connessi con me fino alla fine, perché secondo me diventerà un gran video questo. Allora, partiamo da un preambolo che nella parte 1 Filippo non ha fatto, ma ci tengo a precisare, ovvero l'algoritmo. L'algoritmo è quello che muove i mercati, ok? Qui dobbiamo trarre delle conclusioni, ovvero a me non interessa che effettivamente ci sia o meno l'algoritmo. Abbiamo diverse prove di diversi trader anche che ammettono che è mosso da un algoritmo, non uno, magari tanti, non è importante quello, però che sia mosso da un algoritmo. Abbiamo prove di documenti che viene ammesso l'utilizzo di diversi algoritmi, ok? Ma per quale motivo io ve lo vado ad indicare? Per il semplice fatto che non è possibile poter pensare che ci siano degli omini dietro a un computerino e una tastiera che schiacciano i tasti e fanno muovere il mercato e sempre esattamente nello stesso identico modo, ok? Perché appunto un algoritmo, e di conseguenza se un algoritmo è un software, ha dei programmi e i programmi hanno delle macro. Le macro sono, non sono altro che delle semplici, esempio, sono delle semplici situazioni che si ripetono nel tempo, come un programma come potrebbe essere il programma buy, come il programma sell. Ok? Sono dei programmi. Quindi è molto importante. E perché questo? Perché di sicuro uno dei programmi più conosciuti, ok, vi andrò a dire quelli più conosciuti ad oggi, per quanto riguarda il ICT, poi per quello che so io un altro discorso, il come attraverso espansione, consolidamento, rintracciamento e reversal. Questi sono gli unici quattro movimenti che il mercato deve fare. Cosa significa? Non è che sono i quattro movimenti che il mercato deve fare, ma sono i quattro movimenti che il mercato può fare. Può fare solo questi quattro movimenti qua. Quindi a noi ci interessa semplicemente capire in che fase del mercato ci troviamo per poter delineare quale sarà questa situazione. Vi faccio un esempio. Noi sappiamo sempre che dopo un consolidamento, noi dobbiamo avere per forza un o ritracciamento o un'espansione, ok? Mentre invece il reversal lo andremo a vedere dopo e lo chiameremo SMR, ovvero Smart Money Reversal. Ok? È completamente diverso rispetto all'espansione, al consolidamento e al ritracciamento. Ok? Per quanto riguarda, andando avanti con espansione, consolidamento, rintracciamento e reversal, noi sappiamo che la prima fase che noi dobbiamo trovare è l'espansione, quindi gli metteremo scusate, il consolidamento, quindi gli metteremo l'1. La seconda sarà sempre l'espansione. E poi dovremo decidere se avere un ritracciamento, quindi il 3, o un reversal 4. Il reversal è quello che si sviluppa in maniera più rara, nel senso che dipende molto da che tipologia di mercati voi andate ad operare, perché noi abbiamo due tipologie di mercati, ovvero abbiamo una tipologia di mercati come esempio XAU, ok, che è un mercato
dritto, ok? Cioè è un mercato esponenziale, non è un mercato che tende a consolidare, mentre invece un esempio, un EU, ok, un euro USD, è un mercato che tende a consolidare, ok? Quindi è completamente diverso. Se noi andiamo a fare, come aveva portato giustamente Filippo nello scorso video, un drop down di tutto quanto riguarda il time frame, noi dobbiamo andare ad assicurare che siano due cose diverse. Il reversal su XAU sarà molto più preponderante, ma sarà anche molto più difficile andarlo a trovare, mentre invece un reversal su euro dollaro sarà molto più facile andarlo a trovare, ma ovviamente sarà un reversal che durerà molto poco. Ok, perfetto. Ci tenevo a indicare una cosa: quando io parlo dell'algoritmo, io non voglio avere ragione. Ok, a me non interessa avere ragione. Perché? Perché avere ragione su diverse cose, quindi dire questo è meglio, questo è peggio, gli supply demand non funzionano, non mi interessa. A me quello che interessa è fare soldi e andarmene via. Non mi interessa fare parte di queste cose, non mi interessa dire ICT ha ragione, non mi interessa dire supply demand ha ragione, non mi interessa, non voglio che si vada a creare questa cosa, per il semplice fatto che se io so che ho ragione, quindi ho la possibilità di fare soldi, non andrei mai a dire che una cosa non funziona, ok? Perché sicuro funziona tutto nel trading, qualsiasi cosa funziona, tutto funziona. ICT funziona, supply demand funziona, Wyckoff funziona, i cicli di Gunn funziona, tradare con la luna funziona, qualsiasi cosa. A me interessa fare soldi e andarmene, non mi interessa nient'altro. Prendete come esempio Umar, che ha esattamente la mia stessa identica mindset. Se non lo conoscete, fatevi due righe di conti se conoscete solo trader italiani e non Umar. Una di queste macro che andremo a studiare oggi sarà l'order block. Ok, l'order block per quanto mi riguarda è una macro, nel senso che se preso nel modo corretto ha un significato. Che cos'è l'order block? Per tutti quelli che hanno studiato da ICT, l'order block è semplicemente un blocco di ordini. Ma perché è semplicemente un blocco di ordini? Perché non voglio raccontarvi la favola istituzionale che le banche entrano lì. No, a parte che noi comunque dobbiamo, tra virgolette, andare a operare contro il nostro stesso broker. Diciamo che quelle lì sono le favole per raccontarli ai bambini appena nati in ambito trading. Quindi a me l'interesse del che cos'è un order block non mi soddisfa, ok? Cioè vorrei avere molte più informazioni, ma del perché si forma e del come si forma, o del perché possa venire utilizzato, questo noi ce l'abbiamo e lo possiamo definire in un modo veramente veramente ottimale. Cosa dobbiamo cercare nel come? Nel come noi dobbiamo cercare di prendere la liquidità, quindi deve prendermi la liquidità, deve rompermi la struttura e deve crearmi imbalance. Ve li metto in ordine, ovvero noi abbiamo l'1 prendere liquidità, 2 crearmi FFJ e 3 rompermi la struttura. Questa è la vera e unica situazione che ci possiamo tenere sott'occhio. Ok? Del perché, a cosa serve l'order block? Allora, l'order block può essere utilizzato sia ad un time frame alto, ok? Quindi un high time frame, e sia a un lower time frame. Per due motivi ben specifici, ovvero noi sappiamo che il mercato nella bias deve sempre ricercare IRL, RL o l'imbalance, ok? Perché io vado a considerare IRL e RL al di fuori dell'imbalance, sono due cose diverse secondo me e per quanto mi riguarda. Quindi l'order block ci serve per capire che quella zona di prezzo deve essere violata, quindi noi la possiamo andare a utilizzare come un eventuale target, come un eventuale reversal, ma soprattutto come bias a livello di lower time frame, come rottura. Nel momento in cui il prezzo mi va a rompere quello che ipoteticamente potrebbe essere un order block, per quanto mi riguarda si andrà a creare un CISD, ok? Che tanti di voi, ve lo scrivo meglio perché sono un po' impedito col mouse, un CISD. Un CISD cos'è? È il change in the state of delivery, ovvero un cambiamento, è quello che gli smart money chiamano choke, ok? Che io è una cosa che aborro,
Ok, perché per me è una cosa aberrante il choc, è una cosa che non funziona e non funzionerà mai, per il semplice fatto che la maggior parte delle persone prendono, come le supply e demand, prendono sempre quelle sbagliate, non prendono mai quelle giuste. Ma il CISD è proprio il cambiamento, il change in the state of delivery, quindi il cambiamento di delivery, quindi dove si va a sviluppare quello che è poi un reversal. E tutto deve sempre iniziare dal lower time frame. Sempre sempre dal lower, perché la frattalità per tantissimi di voi è un concetto che secondo me non tutti hanno capito. Un esempio molto importante della frattalità è che quello che succede nel daily deve essere riportato nell'M1 e quello che succede nell'M1 deve essere riportato nel daily. Ok, questo deve essere conscio di quello che succede, non che quello che noi facciamo ai time frame bassi può essere rifatto ai time frame alti, ma quello che facciamo ai time frame alti non possiamo farlo ai time frame bassi, perché tantissima gente non ha ancora capito questa cosa. Tornando al discorso di prima, vi faccio vedere quello che è l'esempio di order block per me, quello di true order block. Qua abbiamo interna, che è questa FVJ qua, ok, poi abbiamo la rottura del minimo e abbiamo la presa di liquidità, perché noi qua sopra, ok, noi stiamo venendo da un movimento ribassista, quindi qua c'è un'altra IRL, ok? Quindi per me la presa di un'interna, quindi la presa di un imbalance all'interno della situazione, per me è una situazione di presa di liquidità. Quindi nel momento in cui lui mi rompe il minimo, quindi facciamo 1, facciamo 2 e facciamo 3, quindi c'è, scusate, c'è la formazione di liquidità. Questo ve lo cancello prima che succeda qualcosa di sbagliato, che poi me lo chiedete nei commenti. Si forma quello che è il true order block, quindi il 4. E da qua appunto in poi il prezzo lo vedrei scendere. Ovviamente dipende sempre da dove ci troviamo. Ok, questa qua è una situazione di ieri, ma l'order block non per forza deve creare la propria delivery all'interno del minimo, ok? Mi raccomando, perché voi dovete sempre guardare dove vi trovate in quel determinato momento, perché questo order block è corretto e infatti vi ha dato quello che vi ha dovuto dare, doveva arrivare almeno fino qua sotto, perché qua sotto era la possibilità dell'altra interna. Quindi voi dovete sempre andare a trovare la prossima interna da andare a prendere o la prossima esterna, dipende sempre come una persona va a calcolare i range. Andiamo avanti, quindi l'order block penso di avervelo spiegato nel modo migliore, ecco, ok? Perché un'altra cosa che mi sento di dovervi dire è il ROI, ok? Il ROI tantissimi di voi non lo conosceranno, ma è semplicemente, ok, non quello in ambito economico, ma è la riconsegna dell'imbalance. Ok, ciò significa che noi dobbiamo andare a riconsegnare l'imbalance che abbiamo preso da un'altra parte. Questo è molto importante ed è un concetto che in Italia penso che nessuno l'abbia mai trattato, se non in un video noi precedentemente, ma questo è e questo rimane. Perché ovviamente il nostro punto focale rimane poi ovviamente l'equilibrium point. L'equilibrium point è il 50% del range, perché è dove le due forze di premium e discount si contrappongono. Quindi il nostro equilibrium point sarà più o meno in questa zona qua. Da qua in poi quello che per me conviene fare è quello di staccare l'operazione, perché comunque già da qua a qua, utilizzando il lower time frame, è un'operazione della Madonna, che è esattamente quella che abbiamo preso noi, abbiamo preso il buy qua e lo short qua. Quello che conviene fare è andare a togliere l'operazione e vedere quali delle due forze in quel momento sta vincendo. Perché? Perché poi lo vedremo dopo con i cicli settimanali. Ok? Andiamo avanti con il tempo. Il tempo, per quanto mi riguarda, è un'altra macro. Ciò cosa significa macro? Ovviamente io lo vado a parlare in termini, ok, che secondo me non ne fanno parte. Perché? Il tempo non è altro che, secondo me, una parte fondamentale dell'algoritmo, ovvero il timing con cui le cose devono essere fatte è fondamentale. Perché ovviamente se noi andiamo a teorizzare il fatto che l'algoritmo possa vedere solo i numeri e di conseguenza il prezzo e il tempo,
sappiamo che il tempo è la parte fondamentale. E vi vado a far capire anche il cosa intendo io per tempo. Il tempo per cosa ve lo vado ad identificare proprio come orari di sessione, orari di apertura, di chiusura. Perché? Perché facciamo parte del dealing range. Cos'è il dealing range? Il dealing range è, o IDR, chiamiamolo come vogliamo, è le... lo scrivo qui, vi faccio un bel disegnino. È la candela nel daily, ok, che rappresenta la contrattazione della giornata. Perché come noi sappiamo, ovvero gli smart money, quindi quelli che hanno veramente i soldi, devono essere profittevoli per l'80% dei giorni di trading che hanno durante l'anno. I giorni di trading che hanno durante l'anno sono all'incirca 200 giorni, ok? 200 giorni. Di conseguenza loro devono essere praticamente profittevoli almeno 160 giorni, ok? Se non di più, quindi l'80% più o meno. Adesso ho fatto calcolamente, quindi sicuro sarà sbagliato. Cosa significa? Che noi andiamo ad identificare il nostro dealing range come la candela giornaliera. La candela giornaliera, ed è per questo che il daily bias si basa moltissimo sulla chiusura della candela giornaliera, perché per quanto mi riguarda la candela giornaliera rappresenta le contrattazioni avvenute all'interno di una singola giornata di mercato. Ciò va a significare che la candela che si è chiusa il giorno prima andrà a influenzare la candela che si andrà a aprire il giorno dopo. Ok? È molto importante perché la maggior parte delle contrattazioni avvengono e si chiudono all'interno della singola giornata. Ok? Perché questo è un dato che noi abbiamo attraverso dei documenti, non è un dato così a caso. Poi, andiamo avanti. Andiamo avanti e andremo a vedere il come. Come lo andiamo ad utilizzare noi il tempo? Lo andiamo ad utilizzare... in base al time based liquidity, ovvero che noi possiamo andare ad identificare come BSL e SSL. BSL è la parte che troviamo in alto, SSL è la parte che troviamo in basso. Cosa significa? Che noi avremo tutti questi punti, ovvero il previous weekly high and low, il previous daily high and low, il previous session high and low, il mese precedente, ovviamente il massimo e il minimo del mese precedente. E poi abbiamo questa situazione qua, ma dopo ve la faccio vedere e ve la spiego meglio nel ciclo settimanale. Andiamo a capire che cosa sono questi punti. Questi punti non sono altro che BSL e SSL, ovvero dei punti liquidi del mercato, ovvero dei punti di drawn liquidity, dei punti di delivery, ok? I nostri probabili delivery saranno questi punti qua, ok? Perché sono punti importanti, sono punti psicologici del prezzo. Quindi sono molto importanti perché rappresentano quelle che sono state le contrattazioni più importanti della settimana, rappresentano le contrattazioni più importanti del giorno, della sessione, del mese precedente. Ok, poi si possono aggiungere anche il quarter, ok? Però per quanto mi riguarda il quarter non è così impattante a livello statistico rispetto a questi che vi ho appena elencato. Quindi questi qua noi li andiamo ad utilizzare come BSL ed SSL, che è esattamente poi come tantissime volte succede con la sessione asiatica, che è il video che vi ho portato precedentemente sul canale. Andiamo al ciclo settimanale e al ciclo giornaliero. Questa ci tengo che venga capito nel modo corretto perché. Perché secondo me è una situazione molto molto importante. Ciclo settimanale parte dal True Week Open. Ok, per me il True Week Open è il Monday, quindi il lunedì, ok? Non è la domenica, ok? Il lunedì cosa avremo? Il lunedì avremo una accumulazione o un'espansione se il venerdì prima ha accumulato, quindi dipende molto da quello che fa il venerdì. Il martedì avremo una manipolazione, ovvero una accumulazione se il lunedì ha espanso, quindi bisogna sempre cercare di capire per quale motivo il martedì noi di solito tendenzialmente abbiamo sempre il high of the week, ok? Adesso ve lo scrivo così. Ovvero il massimo o il minimo, in questo caso quindi è identico, della settimana o del il massimo o il minimo della settimana, ok? Quindi è molto importante perché la maggior parte delle volte noi abbiamo sempre la manipolazione, quindi quella parte diciamo che viene manipolata. Infatti la maggior parte
dei trader che io conosco tra da sempre dal mercoledì in poi. Perché dal mercoledì in poi? Perché dal mercoledì in poi si ha già la percezione di quello che sarà il trend di tutta la settimana, non solo del mercoledì. Il mercoledì noi avremo ovviamente la manipolazione o la distribuzione nel momento in cui qua abbiamo avuto l'accumulazione. Ok? Il giovedì abbiamo la distribuzione, la continuazione o il reversal. Cosa ci indica questa cosa? Significa che noi nella continuazione e distribuzione potrebbero essere rappresentate come la stessa identica situazione, ovvero la manipolazione, abbiamo il mercoledì manipolazione, avremo la distribuzione, se dalla distribuzione avremo una continuazione, mentre invece se noi qua ad un certo punto abbiamo una accumulazione, probabilmente poi ci ritroveremo ad avere un ritracciamento e un reversal, ok? E quindi si va a collegare ai punti che vi avevo elencato prima qua sopra, ok? Il venerdì avremo una accumulazione barra espansione solo se il giovedì ha fatto il reversal, ok? Quindi avremo l'espansione solo nel momento in cui il giovedì ha fatto il reversal, quindi avremo comunque una piccola accumulazione, piccola però. E vi faccio vedere per quale motivo, perché il giovedì e il venerdì si ha un 70% di probabilità di cercare un counter trade, quindi un reversal dalle 14 di giovedì. Se voi andate a vedere quello che è successo ieri, noi più o meno ieri abbiamo avuto dal mattino la possibilità di avere e di prendere un bellissimo trade rialzista, mentre oggi invece il prezzo sta continuando ad andare rialzista. Quindi noi già da ieri abbiamo avuto questo counter trade, che è esattamente questo. Vedete come per quanto mi riguarda, questo, esatto, questo era il 27, perfetto. Noi da ieri, ovvero qua più o meno a mezzogiorno barra luna, abbiamo avuto la possibilità di fare il trade a rialzo. Per poi ovviamente abbiamo avuto il trade a ribasso, ma è semplicemente arrivato fino a qua e ora con l'asiatica sta andando a rialzo. Quindi già di per sé il giovedì abbiamo avuto un counter trade rispetto alla settimana, perché comunque il nostro 24, ok, quindi il nostro lunedì, stava andando giù. Ok, vedete come poi tutto quello che vi ho detto nel ciclo settimanale sta tornando rispetto alla settimana che, esempio, abbiamo appena passato. Ciclo giornaliero. Sappiamo che comunque anche questo è molto importante, perché fa riferimento a quelle che sono per me delle cose molto importanti, ovvero la Midnight Open New York Time, ovvero le 6 di mattina italiane. Per quanto mi riguarda, la vera midnight dell'algoritmo viene fatto all'interno delle 6 di mattina italiane, ok? Poi ci sono altre teorie per quanto riguarda, ma ripeto, non abbiamo fonti certe dell'orario, ok? Ma alcuni dicono che alcuni algoritmi vengono resettati durante la sessione asiatica, altri vengono resettati durante la sessione di Sydney. Quindi per quanto mi riguarda quello più papabile è questo. Ma perché è quello più papabile? Per il semplice fatto che da qua poi ci si può collegare anche al ciclo dei 90 minuti, quindi che poi è quello un pochino più corretto, ovvero che ogni 90 minuti a partire dalle 6 italiane ci sia la possibilità di avere un movimento molto repentino, molto forte, ok? Quindi ve lo metto qua, ciclo 90 min. Scusate se scrivo male, ma purtroppo non sono abituato a scrivere col mouse. Andiamo avanti. L'altra parte ovviamente è la sessione asiatica, che va dall'1 alle 7. Ovviamente qua vi metto gli orari italiani, ok? E vi vado a indicare che perché dall'1 alle 7, anche se effettivamente sarebbe da prima, ovvero da mezzanotte più o meno fino alle 9 del mattino. No, che è la sessione asiatica. Io lo vado a indicare dall'1 alle 7 per il semplice fatto che poi dalle 7 in poi si entra nella sessione di Francoforte e poi durante la sessione di Londra. Infatti come London Session io vado a indicare le 8, perché vado a indicare anche la sessione pre-London, perché per me è molto importante, che va all'incirca dalle 8 alle 8.30, si va già a preparare per quella che sarà le ore calde della London Session, ovvero dalle 9 alle 11. Infatti se voi andate a notare dalle 11 in poi l'ora, cioè proprio, sì, a parte che si entra in launch time, ok? Quindi si entra in orario in cui si formano moltissime SMT,
che per tante persone le SMT sono le smart money trap, ok? Ma per me non è così. E vi vado a far capire dopo cosa significa per me SMT. Nelle ore calde, qua troviamo dalle 9 alle 11. Le 9 alle 11 secondo me si trovano i migliori trade della giornata per chi opera in London, mentre invece in New York la maggior parte delle volte andrà o in continuazione, infatti utilizza le ore dalle 11 alle 13.30, quindi dalle 11 alle 13.30 per fare una accumulazione. Ok, per fare un consolidamento, per poi espandere e manipolare con la creazione. Infatti, come New York Session, la base mattiniera abbiamo dalle 13.30 alle 17, che sono le ore più calde, le 14 fino alle 16.30. Dalle 16.30 in poi vedrete che, a meno che non ci siano notizie, tende a diminuire quella che è i veri volumi che ci sono nel mercato. E i PM Session va dalle 17 alle 22, le 22 fino alla chiusura del mercato, per quanto mi riguarda, e anche la chiusura di quella che potrebbe essere, tra virgolette, la sessione di New York. Poi, direi che questo è molto, vi ho detto già tantissimo. Andiamo al bias. Il bias che cos'è? Il bias non è nient'altro che una situazione dove noi andremo ad identificare quello che è il trend del mercato. Quindi il cosa ve l'ho già spiegato. Il perché. Perché è importante? Perché semplicemente ci va a far capire che cosa noi dobbiamo fare il giorno dopo o anche il giorno stesso. Come? Io vi ho messo due modi, ce ne sono tantissimi. Vi ho portato anche il video del CRT, quindi potete andarlo a tranquillamente a guardare e prendere in correlazione con questo video qua. IRL e ERL e candle bias. Candle bias è quella che appunto vi avevo già spiegato qua nel dealing range, quindi questa situazione qua, ma adesso ve la vado a rispiegare tranquillamente. Andiamo a prendere di riferimento il daily bias tramite IRL e ERL, che probabilmente vi ha già accennato Filippo, nel caso ve lo vado a rispiegare tranquillamente. Allora, dobbiamo sempre capire che il prezzo si muove sempre verso high, low o FVG. Ok, cosa significa? Significa che il prezzo si muove sempre verso un massimo, un minimo o l'FVG. Per quanto mi riguarda, io non la vado ad indicare come fonte l'FVG, perché per quanto mi riguarda l'high e low sono le situazioni migliori, ok? Ma andremo a vedere questo, ovvero External Range Liquidity, ovvero RL, ok? Abbiamo i massimi e i minimi. Ok, internal range liquidity abbiamo IRL, ovvero l'FVG. Per me invece è un pochino diverso, nel senso che se noi andiamo ad identificare delle situazioni di questo tipo, noi sappiamo che la nostra interna si troverà in questo punto, mentre invece la nostra esterna si troverà in questo punto, cosa che secondo me è un po' sbagliata, nel senso che se una persona fa riferimento ed è capace a far riferimento al movimento completo e quindi da questo massimo a questo minimo, allora questa sarà interna. Ma se una persona non si accorge che il prezzo mi va al di sopra di questo massimo, che per tante persone questo massimo qua è la classica induzione, la classica SMT, perché ricordiamo che l'induzione non è altro che l'ultima rottura, una volta che il prezzo mi arriva qua, tantissima gente dice ah ok, perfetto, prendo lo short già da qui, senza aspettare l'invalidazione del massimo. Ok, quindi già questo è sbagliato, perché il prezzo deve togliere la maggior parte delle persone a mercato. Ricordiamoci che è un gioco somma zero, quindi sia nel lungo termine che nel breve termine non ci possono essere tante persone a mercato. Andando avanti, sappiamo che qui noi abbiamo una situazione di short, ok, ma questa è pur sempre un'esterna, perché per quanto mi riguarda l'esterna significa esterna da dove ci si trova. Se noi siamo all'interno di una situazione di questo tipo e ci troviamo qua, per me questa sarà l'esterna e questa sarà comunque l'esterna, quindi il prezzo deve sempre fare da external a external, ok? E una volta che ci troviamo in questo modo, quindi noi sappiamo che siamo già dentro questo, che mi ha già fatto una presa di liquidità, noi sappiamo che noi da qua possiamo tranquillamente targetizzarci verso l'interna per poi continuare a scendere, perché se lui mi va a rompere questo che è l'order block, e questo ce lo siamo già detti prima, collegati i puntini e ci arrivate da soli.
Il candle bias è molto semplice, in base a come chiude la candela del giorno precedente andremo a tirare delle somme per poter capire che cosa è meglio raggiungere andando a utilizzare questi punti qua. Ok? Quindi in base a BSL ed SSL, quindi dei punti specifici del prezzo che non ha manipolato, andremo a capire dove si dovrà muovere il prezzo. Andiamo a capire come poter fare determinate entrate, perché Andrea è tutto bello, mi hai spiegato tutto quello che serve, mi hai spiegato tantissima roba, però adesso io voglio capire anche come entrare. Come dobbiamo entrare? Aspettate che sposto questo perché mi urta la vista. Ok, perfetto. Non l'ho spostato di niente, però va bene. Andiamo a capire come entrare. Come entreremo noi? Noi entreremo con il Buy or Sell Model. Che cosa sono? Il Buy or Sell Model sono semplicemente dei modelli, quindi dei setup di entrata, abbastanza complessi, ma che ci servono per andare a capire come poter effettuare un'entrata. Come possiamo farlo? Lo andiamo ad effettuare tramite il definire il bias, cercare una presa di liquidità, cercare un imbalance. Ovviamente sono tre punti specifici, ma perché scriverli tutti era molto più facile spiegarveli. Ok, c'era molto più facile spiegarvelo che scriverlo tutto, quindi semplicemente vi ho fatto un esempio a grafico di un buy model perfetto, ok, proprio il migliore che potessi trovare, proprio il migliore, e poi vi ho portato altri due esempi, ok, perché è importante che si formi il buy side curve e il sell side curve, ok, e infatti qua ve l'ho fatto vedere. Partiamo comunque da quello che dicevo prima, ovvero che noi dobbiamo sempre raggiungere quello che è l'equilibrium point, ovvero il 50%. Ok. Cosa... o possiamo anche chiamarlo ROI, ovvero riconsegna dell'imbalance. Andiamo avanti. Quindi deve partire tutto da una, ok, consolidazione. Ok, se voi la volete chiamare distribuzione è uguale, l'importante è che sia un consolidamento. Alla fine tra accumulazione e distribuzione non cambia niente, se non che sono ai due vertici contrapposti. Quindi non vi preoccupate. Deve essere rotta in modo repentina da una delle due parti. Quindi in questo caso deve essere rotto in modo repentino, se vogliamo andare giù, ovviamente qua. Vedete come è stato rotto in modo repentino il mercato. Ok, è stato molto rotto molto in modo molto forte. Poi cosa dovremmo avere? Dovremmo avere una reaccumulazione o redistribuzione. Cosa va a significare? Va a significare che semplicemente ci dovremo appoggiare alla nostra distribuzione, quindi al nostro range, ok? E questa nostra zona diventerà la zona da indurre, ovvero la zona come un papabile target. Una volta fatto questo, noi avremo lo Smart Money Reversal. Lo Smart Money Reversal non è altro che quello che vi dicevo prima sul reversal. Quindi una volta che noi abbiamo una riaccumulazione e una redistribuzione, potremmo trovare tranquillamente uno Smart Money Reversal. Dove lo possiamo trovare? Lo possiamo trovare o nei punti cardine che vi ho detto prima della liquidità, quindi previous weekly high, previous day high and low, ok, questi punti cardine qua, o nient'altro che nella zona di efficienza opposta. Ciò significa che noi nella zona di efficienza opposta eravamo al 50% del movimento opposto, quindi noi eravamo in una situazione buy, ci trovavamo all'interno di una zona premium, non discount, quindi semplicemente quello che noi dobbiamo andare a fare è aspettare di entrare nella zona discount. Come facciamo a farlo? Semplicemente con l'imbalance e andando a vedere tramite l'utilizzo di una scatola di Gann o il Fibonacci il 50%, molto semplicemente. Quindi noi da qua sotto in poi ci troviamo delle zone di buy, ok? Cosa dobbiamo aspettare per vedere il buy? Per vedere il buy ci dobbiamo aspettare quello che è lo Smart Money Reversal, ovvero una rottura a rialzo, una rottura a ribasso e poi la nostra bellissima entrata. Ok? Mi raccomando, questa entrata deve essere sempre fatta all'interno di una zona consona per il buy e deve esserci tutta questa situazione che vediamo prima. Cioè, il buy model o sell model non può esserci se non ha la curva e non ha la curva. Ok? Non possono mancare queste parti, non può mancare la distribuzione o l'accumulazione, non può mancare la riaccumulazione o la ridistribuzione, che è esattamente quella che vediamo qua. E poi quello che abbiamo è la rottura a rialzo di quello che mi ha generato il minimo,
ok? E poi abbiamo quella che è la rottura a ribasso, quindi la formazione di un nuovo minimo. Una volta fatto questo, noi avremo un low risk buy, ovvero il buy, tra virgolette, se possiamo indicarlo così, perfetto per poter fare l'entrata. Poi dovremo avere una prima leg che mi va a rompere il massimo. La prima leg che mi va a rompere il massimo è questa. E dopo, successivamente questa, avremo la seconda leg. La seconda leg, tecnicamente, e vi ripeto tecnicamente perché poi fare tutto questo rimane sempre comunque un'utopia, nel senso che trovarlo sempre perfetto come in questo modo è molto difficile, ok? È molto difficile. Avremo quella che è la seconda leg. La seconda leg è sempre quella che mi deve andare a rompere la mia zona da indurre, quindi il mio inducement, eccetera, ok? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo tre possibilità di entrate e questo diventa poi un carry trade. Ok, e questo vi ho già detto fin troppo. Quindi questo qua è il buy model, sell model. E questo è esattamente quello che vedrete poi qua negli esempi. Quindi ovviamente mi fermo un attimo così voi potete anche... Beh, a parte che potete fermare il video. In questo modo voi potete tranquillamente arrivare a... a un ragionamento, ok? A un ragionamento vostro. Perfetto. Andiamo a finalmente la parte che mi interessava, la parte che per quanto mi riguarda in Italia non si è ancora vista, ovvero le SMT divergenze. Cosa significa SMT? Ora, per tutti quei babbi di minchia che pensano che SMT significa Smart Money Trap, potrebbe avere un senso logico, ma allo stesso tempo non è ciò che ci ha insegnato ICT, non è ciò che ci ha dato ICT. Quello che ci ha dato ICT è lo Smart Money Technique o lo Smart Money Tool, ok? Questo significa SMT, significa Smart Money Technique o Smart Money Tool. Cosa sono? Sono semplicemente altro che divergenze. Perché lo andiamo a fare? Semplicemente perché se c'è un crack in the correlation, quindi un crack nella correlazione, quindi un break, quindi un qualcosa di ovvio che voi possiate vedere, vi darà una, un movimento molto più ampio. Ve li sono andati a dividere tra due situazioni, ovvero gli indici che hanno una rottura nella correlazione come l'S&P eccetera, però io ovviamente non lo sono mai andato a vedere più di tanto per il semplice fatto che a me gli indici non piacciono, mi trovo bene con il Forex e quindi fin quando i soldi me li dà il Forex non cambio. Il Forex cos'ha? Rottura nella correlazione inversa con il DXY. Allora, qua io ho messo correlazione inversa perché è esattamente il termine utilizzato da ICT, semplicemente basta fare Alt-I e vedrete che le cose cambiano, nel senso che basta semplicemente girare il grafico e non sarà più una correlazione inversa. E cosa andiamo a utilizzare nel Forex? Nel Forex dobbiamo andare a utilizzare due pair che sono correlati e poi quello che li correla, ovvero euro-dollaro, GBP-USD, sono correlati insieme da che cosa? Dal secondo termine del dollaro, quindi in questo caso il DXY. Quindi andremo a mettere tutti e tre il grafico insieme, lo si può utilizzare nel time frame alto come lo si può utilizzare nel time frame basso senza nessun tipo di problema, ok? E quello che vedremo sarà esattamente un crack, quindi crack in the correlation, quindi il crack che non è quello da fumare, non ne ho mai fatto uso, è questa situazione qua, ovvero vedete come il prezzo sta salendo, vedete che sono tutti e tre correlati, fino a questo punto sono tutti e tre correlati. Dopo cosa abbiamo? Iniziamo a vedere che EU non manipola, GU manipola, DXY manipola. Cosa va a significare? Va a significare che quello che darà un maggior successo dell'operazione sarà EU. Infatti come vediamo EU durante la notizia, che era alle 14.30, quindi poco dopo, ha avuto una maggiore espansione, una maggiore esplosione rispetto a GU e rispetto al DXY. Ok? Questo è non nient'altro che una SMT, ovvero una Smart Money Technique. Quindi, effettivamente, questo è il nostro bellissimo crack in the correlation.
quindi la rottura nella correlazione. Correlazione inversa per il semplice fatto che, ve lo ripeto, prima che succeda qualcosa, il DXY voi non lo vedete così, dovrete fare Alt-I e mettere il grafico al contrario. Infatti vedete come le mie candele verdi stanno andando verso il giù e le mie candele nere vanno verso il su. Ok? Quindi se lo girate in questo modo, secondo me risulta più facile capirlo. Andiamo, adesso passiamo all'ultimo punto, che secondo me è uno dei più importanti, però adesso vado a bere, perché sto morendo di sete ed è 40 minuti che parlo. Andiamo al trading plan, ovvero, allora io, voi dovete sapere che per quanto mi riguarda, io non ho né una checklist né un trading plan. Io ho semplicemente un journal che sto facendo da 3 mesi a questa parte, perché ce l'avevo prima, poi ho smesso di farlo, ma mi sto concentrando molto di più su prendere sempre lo stesso setup e quindi sono a posto. Cosa significa che io non ho né la checklist né il trading plan? Tutti vi dicono di fare la checklist e di fare il trading plan. Perfetto, io non ce l'ho. Ok, proprio perché sono sempre stata una persona che se vede troppo una cosa cerco di stare al di fuori. Ok, al di fuori proprio. Quindi, fine. Per questo motivo qua. Infatti, l'unica cosa che io vado a guardare è sempre il risk management. Eccoci qua. Perché appunto il risk management? Per il semplice fatto che secondo me i numeri, tornando sempre al discorso di prima, è la parte fondamentale. La parte fondamentale dei numeri della matematica per quanto riguarda il risk management è, ripeto, fondamentale. Andiamo a vedere le tre tipologie di cose che utilizzo. Allora, io vado a utilizzare il rischio in base al capitale, il due loss o una win vado in piscina e il trailing stop maggiore del break even. Cosa vado ad indicare con questa cosa? Che semplicemente per quanto mi riguarda l'RR, quindi il rischio rendimento, è correlato al win rate. Cosa significa? Significa che voi avete due possibilità, ovvero andare ad avere una statistica per quanto mi riguarda sul win rate e sull'RR, oppure avere una statistica a livello di struttura. Cosa si intende con questa cosa? Che voi potete sempre targetizzare la liquidità opposta, indipendentemente che sia un RR alto o basso. Ok? Però ovviamente voi dovete avere un win rate sopra quel movimento, quindi dovete avere sempre una statistica in base a quella situazione lì. E questo è, secondo me, molto importante, perché vi fa capire che con l'1-1, per avere e per essere profittevoli, dovete avere almeno un win rate superiore dal 50% in poi, ok? Per quanto mi riguarda, dal 55% in poi. Con l'1-2 lo vedete voi, con l'1-3 lo vedete voi, con l'1-4 lo vedete voi. Quindi, secondo me, la base da partire è 1-2. Molto easy. E vi faccio capire il perché. Io, il mio capitale varia in base... scusate, il mio rischio varia in base al mio capitale. Cosa significa? Che io rischio sempre l'1% quando inizia. Se sono in drawdown, lo 0,5%. Anche se tantissime volte non cambio, quindi rimango comunque con l'1%. Dipende un po' da che situazione mi trovo. E poi il 2% quando sono oltre il 2% di profit. Cosa significa? Che se la mia operazione dall'1-2 o dall'1-3 è corretta, quindi ha un setup magari a AAA perché è quello che io vado magari a cercare, nel senso che io so cosa deve esserci per avere un setup a AAA, anche se non ho la checklist, ma perché so qual è la mia statistica su determinate situazioni che si vanno a verificare. Ricordatevi sempre che io sono 5 anni che faccio questa roba e sono tutti i giorni a grafico, perché poi lo vedete anche dai vlog, lo vedete che il mio lavoro fa cagare per il semplice fatto che io sto tutto il giorno davanti al computer a guardare i grafici, tutto il giorno. Ok, quindi nel momento in cui faccio l'1-2 andrò a fare il 4% di profitto, con il 2% di prima sarò a un 6%. Un 6% su 10 conti da 100.000 sono tanti soldoni. Ok? Vedete come la percentuale bassa con una grande capacità di conti attraverso le prop vi può pagare tantissimo. Tantissimo. E quindi non serve a quel punto fare una percentuale altissima per portarsi a casa dei soldini. Due loss o una win. Per me è molto importante questo, infatti se voi guardate, e vi invito a iscrivervi nel nostro Discord, vedrete che io prenderò tendenzialmente sempre una o massimo due operazioni. Ok? Per quale motivo? Per il semplice fatto che per quanto mi riguarda è molto importante andare a prendere
queste tipologie di situazioni. O prendi una win e entri a continuazione di trend, e allora va bene. Nel momento in cui prendi due loss, vai a farti un bagno in piscina. Ho messo vado in piscina per il semplice fatto che è estate, se no avrei detto qualcos'altro. Quindi mi raccomando, questo dovete sempre adeguarlo alla persona. L'ultima parte è il trailing stop maggiore del break even, nel senso che per quanto mi riguarda la maggior parte delle vostre entrate sarà sempre su un ritracciamento, perché la maggior parte di voi non penso che entri a breakout. Di conseguenza, se la vostra entrata è stata fatta qua e sapete che voi siete l'interna da dover andare a prendere, mettere break even è un po' una sensazione, secondo me, stupida, perché sapete già che qua c'è il break even. Quindi a questo punto io metterei un trailing stop qua. Se lui mi va e mi supera il 50%, trailing stop, via, fine. Indipendente da dove va, tanto se lui va sotto all'interna, io rientro e sono a posto. O se no, non mettete niente e fate prima. Mettete sempre lo stop sotto al minimo forte o il massimo forte che sia e lasciate aperta l'operazione. Perché secondo me il break even è proprio una situazione un po'... non lo so, a me fa solo incazzare quando lo prendo. Ok? Anche se è la parte principale, perché comunque la parte principale è non perdere soldi. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che questa sia la parte migliore, che anzi uno dei video migliori che potessi fare, perché mi sono impegnato molto sia per potervi scrivere questa cosa sia per potervelo spiegare, perché comunque 40 minuti dove parlo per me non è semplice. Quindi spero che vi sia piaciuto, spero che lasciate tanti like e nulla, ci vediamo in un prossimo video.